Ciao amici, oggi vi presento la mia ultima opera, che fa sempre parte della collezione degli animali endemici della mia terra, la Sardegna. È il ragno sardo muragico, una specie endemica dell'isola, il cui nome deriva dal fatto che i primi esemplari sono stati rinvenuti nella zona nord-occidentale della Sardegna, che è ricca di nuraghi. Nonostante il suo aspetto terrificante, è un ragno innocuo per l'uomo. Ha delle dimensioni medie e un corpo massiccio e compatto. Scava la sua tana sottoterra e alla sommità costruisce una sorta di botola di tela ricoperta di terra, dalla quale fuoriesce in maniera fulminea per attaccare la sua preda. In questo time-lapse troverete alcune fasi della lavorazione. È un quadro dipinto su una tela 100x80 interamente ad olio. Spero che il video vi piaccia. Ciao!